Buongiorno ragazzi, oggi ho trovato un pacco, non è niente di assolutamente rilevante. Il pacco rilevante è fermo in dogana, non so per il motivo. C'è scritto che ci verranno informazioni al destinatario, cioè a me. Questo è un pacco complementare per un mio progetto. Oggi apro con questa pinza multiuso che ha una lama. Ecco qui. Pasta. Ok. Questa è solo carta. Qui abbiamo l'oggetto, è un prodotto preso da una ditta di San Marino, a dire la verità è un negozio di software, anche se il prodotto non è, da, no, non è di quelli economicissimi da 3-4 euro che trovi su eBay. L'ho preso a sgancio rapido. È una plastica molto dura. Qui c'è il nome, la RU, ma questa è una copia, non è di quelli veri. Comunque è ispirato a quelli veri. Ha di bello che ha due tappi che a me non serviranno comunque per variare l'altezza del tutto. Vedete se riesco a ingrandire. Ecco. Questo adesso ha montato il tappo corto, tappo più lungo, tappo intermedio. Hanno tutti un O-ring qui, eccola. Sicuramente è presente anche su questo. Adesso vediamo, io vorrei, per quello che mi servirà, lascio il tappo corto, però adesso voglio vedere se con un cacciavite o una moneta riesco a aprire. Ecco, proviamo con un bossolo. No, non ce la fai. Ecco, allora, perché è serrato molto forte. A me poi alla fin dei conti non interessa. Ma prendiamo qui un attrezzo. Questo no, non è il cacciavite, questo è quello piccolo, questo è quello grande. No, veramente è serrato forte. Ho un invito, ma non, ecco, questa è già una nota di demerito, diciamo. Non mi serve aprirlo, perché qui c'è il contenitore di questo e di quello, ma alla fin fine cerco qualcosa di più largo per evitare di segnare la plastica. No, si segna però non si tira. Devo usare una ganascia che non ho qui a portata di mano per allentarlo definitivamente. Comunque ecco, questo altrimenti la plastica tende, è un po' gommoso, tende a scheggiarsi. Questo comunque è un'impugnatura, un vertical fork grip, imitazione di prodotti di marca. Probabilmente quello vero si sarebbe sganciato senza problemi, ma a me non come dicevo non interessa. Qui probabilmente è andato a serrarsi, perché probabilmente è chiuso da chissà quando, e la gomma non è che ha fatto, e la gomma interna non è, si è indurita. Dopo proverò tranquillamente, questo servirebbe anche come appoggio, no? Di un larma, ma non è questo lo scopo. Guarda adesso, ecco, non è questo lo scopo per cui l'ho comprato. Mi serve così, mi serve corto e non troppo ingombrante, e questo può andare bene senza che andare a comprare roba chissà quanto costosa.
Ecco, a posto. Questo per oggi è tutto.